Se state cercando un falegname, o un imbianchino, o un pasticcere, beh, buona fortuna. Sono tutti impegnati a scegliere un nuovo veicolo, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio su Ducato, fino a 15.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna. Scopri di più su bonusimpresa.it. Questo programma è offerto da Fidelity International. Bentornati su Blu Ray News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra, parte la caccia ai tagli. La gabbia della Brexit. Mediobanca, tutto fatto per il nuovo patto. JP Morgan lancia la sfida alle banche. Partono i tagli, la manovra approdata a Montecitorio, sulla quale il governo metterà la fiducia, non sarà la stessa che uscirà alla fine dell'iter parlamentare. L'imperativo è scongiurare l'apertura della procedura di infrazione europea per eccesso di debito. Una nuova bozza di legge di bilancio non arriverà a Bruxelles prima della settimana prossima. Il documento sarà sul tavolo del Presidente della Commissione europea martedì 11 dicembre. Le misure attuative e i costi effettivi di quota 100 e reddito di cittadinanza saranno definiti entro la prossima settimana, commentato Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e braccio destro del leader leghista Matteo Salvini. In politica il compromesso si trova sempre. Noi abbiamo chiesto le elaborazioni di tipo quantitativo sull'applicazione di quota 100 e reddito di cittadinanza a partire da marzo. In base a queste rielaborazioni pensiamo che l'impatto possa ridursi anche in maniera significativa, ha concluso Giorgetti. Il fantasma della Brexit continua ad aggirarsi a Westminster. Le intese trovate dal primo ministro Theresa May con il negoziatore europeo Michel Barnier sono sotto accusa perché è stata creata una sorta di gabbia, il mercato interno europeo e l'unione doganale, da cui è impossibile uscire. Il prossimo 11 dicembre ci sarà il voto finale sulla proposta elaborata, ma la Premier è già stata battuta due volte per oltraggio al Parlamento, non avendo voluto trasmettere nella sua interezza il rapporto legale elaborato dal consulente legale del suo governo. Sui seguiti dell'accordo dovrà quindi decidere in primo luogo il Parlamento inglese e c'è chi spera in un nuovo referendum che ribalti la decisione favorevole alla Brexit. E alla fine patto light fu. I principali azionisti di Mediobanca hanno stretto un accordo di consultazione su 19,82% del capitale che entrerà in vigore il 1 gennaio 2019 e avrà durata di 3 anni fino al 31 dicembre 2021. A settembre Vincent Bolloré aveva dato disdetta anticipata dal patto di sindacato sulla banca, portando automaticamente al suo scioglimento dal 31 dicembre 2018. Il nuovo patto di consultazione vede la partecipazione di Unicredit, Mediolanum, Schema 33, Fininvest, Gruppo Gavio, Gruppo Ferrero, Gruppo Pecci, Angelini Partecipazioni Finanziarie, Sinpar, Mais Partecipazioni Stabili, Finpog Italia, Vittoria Assicurazioni e Romano Minozzi. Il CDA della banca ha la facoltà di presentare entro 30 giorni dall'assemblea alla lista degli amministratori per il rinnovo del Consiglio. Banche europee nel mirino del business di JP Morgan. Il colosso americano sarebbe pronto a lanciarsi nei servizi alle medie imprese. I responsabili delle filiali europee hanno studiato per 2 anni il panorama imprenditoriale in Italia, Francia, Germania, Olanda, Spagna e Regno Unito. Dalle analisi è scaturito un elenco di 1.500 imprese che JP Morgan vorrebbe come clienti. Sono aziende familiari e non, dal fatturato compreso tra 500 milioni e 2 miliardi di dollari, a forte vocazione internazionale con un marchio riconoscibile e attività di lungo corso. Le società nella lista sono state selezionate con cura maniacale, ha spiegato a Reuters Douglas Petno, CEO della divisione Commercial Banking di JP Morgan. A queste imprese il gigante della Stelle Strisce intende offrire un servizio completo: finanziamenti, gestione della cassa e sistemi di pagamento. Il consiglio del giorno offerto anche quest'oggi da finanzaoperativa.com e Amplifon per Acros target a 20,30 euro. Dopo apertura 14,94 la società entrerà nel FTSE MIB insieme a Juventus e conseguentemente in tutti gli ETF a replica fisica dell'indice. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica un prodotto HSBC, mentre ultima posizione per Morgan Stanley. Qui da Blu Ray News è tutto, un buon investimento a tutti quanti voi. Questo programma è offerto da Fidelity International.
Se state cercando un avvocato, o un designer, o uno stilista, beh, buona fortuna. Sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio, su Alfa Romeo Giulia, il bonus è di 10.000 euro sul prezzo di listino. Scopri di più su bonusimpresa.it.